remake di una commedia argentina di successo, ti presento Sofia racconta la storia di Gabriele, Fabio De Luigi, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, ma papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, Caterina Sbaraglia, la figlia di 10 anni. Gli amici fanno di tutto per farlo accasare e gli presentano nuove donne, ma lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni possibilità di una nuova storia d'amore. Un giorno, però, nella vita di Gabriele ripiomba male, Micaela Ramazzotti, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate dell'uomo sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente la messa in scena di Gabriele avrà vita breve e presto la verità comincerà a venire a galla. La pellicola riesce nell'intento di divertire lo spettatore, giocando proprio sul non detto e sullo scambio dei ruoli, ma allo stesso tempo racconta anche la realtà di quei padri divorziati che non riescono a rifarsi una vita e di quelle donne che non si sentono mamme e non vogliono esserlo per forza, solo perché lo ha deciso una consuetudine sociale. Una commedia, insomma, che non si limita a far sorridere, ma che fa in parte riflettere su temi sociali precisi.